Hey guys, per il video di oggi abbiamo con noi la nuovissima palette di Huda Beauty. Questa è la New Nude e l'ho appena acquistata, mi è arrivata giusto ieri e ho pensato di fare subito un video con voi. Questa qui è la nuovissima palette di Huda Beauty, è la primissima volta che acquisto una palette di Huda e wow, sono rimasta senza parole. Le altre, ve l'ho già accennato in un altro video, le altre palette di Huda mi hanno sempre ispirato, ma avevo comunque tutti i toni che c'erano nelle altre palette e invece questa con la versione nude. Se mi conoscete un po', sapete che doveva essere mia assolutamente. Comunque, questa qui appunto è la palette e all'interno, come potete vedere, ci sono un sacco di colori matte, ci sono anche dei brillantinati e ci sono anche dei colori glitterati. Sono letteralmente dei glitter pressati che dovete utilizzare per forza con il primer per i glitter, altrimenti non funzioneranno. Non ho ancora neanche tolto la pellicola. Quindi direi che è il momento adatto per iniziare a toglierla. Ok, come vi dicevo, questa qui è la palette e ovviamente è tutta sui toni rosati, nude. Questo qui è il packaging super glam, semplicissimo, ma allo stesso tempo non lo so, mi piace veramente un sacco. Ci sono all'interno 18 ombretti e costa 64,90 €. Come ben sapete, Huda Beauty non ha i prezzi più economici esistenti sul mercato, ma per la primissima esperienza che ho avuto mi sembrano super pigmentati e super sfumabili, quindi la qualità sicuramente c'è. Personalmente riacquisterei questa palette subito. Tenete presente che questo video è first impression, quindi è letteralmente la prima volta che la uso, l'ho ricevuta ieri, ho deciso di filmare subito questo video. L'unica cosa che non ho capito è questo colore qui, credo sia un correttore, ma che in realtà è una crema e si chiama Correct. Però non me ne ero accorta, quindi non l'ho utilizzato in questo video e quindi non so come sia. Questi qui sono gli swatches e come potete vedere ci sono all'interno quattro colori che sono foiled, un brillantinato classico normale, ci sono 10 colorazioni opache e un correttore, come vi stavo dicendo. Questo qui è il look che ho deciso di creare oggi, è super semplice, in realtà ho filmato due look, uno molto molto più glam, ma era un po' al di sopra delle righe, diciamo, quindi ho preferito fare qualcosa che fosse un po' più, diciamo, alla portata di tutti, non così estremo da non poterlo neanche ricreare se non magari per una serata fuori. Quindi ho deciso di fare qualcosa di più nude, più classico, più semplice. Ho iniziato con la colorazione Play, che è un rosa molto chiaro con un Morphe M441 e l'ho utilizzato come colore di transizione. Dopodiché ho utilizzato la colorazione Secret, sempre con il Morphe M441, ma restando più nella piega dell'occhio per dargli più dimensione. Poi ho utilizzato la colorazione Raw con un Morphe M433, che è un pennello un po' più piccolo, e l'ho applicato nell'angolo esterno dell'occhio e nella piega per dargli ancora più dimensione, ancora più profondità. E infine ho applicato Crave partendo dall'angolo interno dell'occhio, andando al centro della palpebra con un MAC 242 senza bagnarlo con il Fix Plus. Come potete vedere anche dall'immagine, questa non è la palette più semplice con cui lavorare, nel senso che comunque ha tantissimi fallout, bisogna stare molto attenti, ma quando c'è una pigmentazione così alta, diciamo, normale avere dei fallout, quindi vi consiglierei di truccare prima gli occhi oppure di fare come ho fatto io e usare una grossa quantità di cipria sotto gli occhi per fare in modo che vada a raccogliere eventuali eccessi di prodotto che potrebbero cadere. Questo qui invece è l'altro look che ho creato, era un Halo Eyes che ho creato utilizzando sempre le colorazioni Secret, Teddy, Raw, Love Bite, che è il viola più scuro, e al centro della palpebra invece ho utilizzato Daydream. Come vi dicevo, non ero troppo convinta di quel look, l'ho ricreato due volte, anche la seconda volta mi sembrava troppo sopra le righe per, non lo so, per fare un first impression, non lo so. Comunque, come potete vedere, questa palette è fantastica, sia per i look più semplici da giorno, sia per quelli un po' più da sera, un po' più glam, o anche non da sera, comunque più glam e più strong. Quello che più mi ha colpito di questa palette sono i colori brillantinati, che come potete vedere sembrano quasi, non lo so, delle gemme, delle pietre preziose, sono stupendi e sono super cremosi. E non lo so, sembrano quasi, cioè, ragazze, wow! Sembra quasi che ci sia all'interno dell'olio. Sono così cremosi e così, non lo so, super fantastici e meravigliosi. E oh, yes! Sono molto rosati, quindi se siete indecise se acquistarlo oppure no, tenete presente che sono molto molto rosati. E se non usate i toni sul rosa,
questa palette non fa assolutamente per voi, risparmiate questi 65 euro e trovate qualcos'altro. Se siete amanti dei toni rosati, io vi consiglierei tantissimo questa palette perché dopo averla utilizzata 2 volte già la amo, sono sicura che la userò per tutta la settimana, quindi se volete vedere altri look creati con questa palette fatemelo assolutamente sapere nei commenti qui sotto, così provvederò ad accontentarvi. Niente, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, so che è un video un po' random, ma come vi dicevo mi avete bombardato di richieste per farvi sapere come fosse questa palette e volevo farvi vedere comunque gli swatches e la palette in sé. E niente, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!